Eccoci tornati in diretta, come detto poco fa, questa è la settimana monotematica sul finance che le fonti TV dedica quindi a questo focus, a questo approfondimento. Come vedete dal nostro sito lefonti.tv ci è spiegato perché una nuova finanza in un mondo diverso, quindi lo scenario della finanza aziendale, le spinte verso un nuovo modello integrato. Naturalmente, come sempre facciamo, questa settimana avremo all'interno della nostra normale programmazione dei focus, utilizzo ancora questa parola, che farà luce su questi argomenti e su questi temi, naturalmente poi con il main event di giovedì pomeriggio che raggrupperà relatori che a seconda delle proprie esperienze racconteranno la loro view. Partiamo sempre dal presupposto che tutti questi ragionamenti sono doverosi in un contesto per il nostro paese penalizzato dal coronavirus, quindi in un momento in cui il nostro paese sta cercando di ripartire. Io saluto in collegamento con me Massimo Fuggetta, CEO di Bias Investments. Buongiorno Fuggetta, bentrovato. Buongiorno. Buongiorno. E io direi, visto che ho fatto una premessa che poi è quella che si fa sempre, no, in questo periodo, cioè l'Italia che sta cercando di ripartire, si parla di rilancio del paese attraverso più iniziative, io mi aggrappo un po' a quella che è la vostra filosofia, poi lascio a lei approfondire, insomma, la mission, la vostra mission e di conseguenza la vostra view, che è la seguente: noi crediamo nell'Italia indipendentemente dalla congiuntura economica, una frase naturalmente che è a puntino e ad hoc per il momento storico che stiamo vivendo. Sì, cosa vuol dire? No, se uno guarda all'Italia dal punto di vista, come si dice, top down, cioè cominciando a guardare la situazione macroeconomica, la stabilità politica, i tassi di interesse, il debito, eccetera, si fa sempre fatica, non solo oggi, ma direi sempre, cronicamente a fare un quadro positivo dell'investimento in Italia. Ci sono problemi cronici che noi conosciamo che rendono l'Italia dal punto di vista macroeconomico un paese dove è poco intuitivo investire. La nostra filosofia capovolge questo concetto e punta a dimostrare che se l'Italia si vede dal punto di vista, come si dice, bottom up, cioè a cominciare dalle aziende, guardando alle aziende, Sì. ci sono tutta una serie di investimenti molto interessanti che rimangono un po' in ombra proprio perché il quadro macroeconomico è quello che è, e quindi l'attenzione sul mercato azionario italiano è limitata. Questo crea, secondo noi, delle opportunità, perché guardando a quelle aziende ci si rende conto che sono aziende molto ben gestite, molto profittevoli e quindi degli ottimi investimenti potenziali. Ecco, quindi come dice lei, l'Italia va vista in ottica bottom up, non top down, come invece fanno la maggior parte degli investitori, soprattutto in contesti più penalizzati come quello che stiamo vivendo oggi, ed è possibile quindi trovare delle buone opportunità. Quindi banalmente, se io dovessi farle la domanda se questo momento attuale è un buon momento per investire sulle azioni italiane, lei potrebbe rispondermi che è sempre un buon momento per investire sulle azioni italiane. Allora, sì, è sempre un buon momento per il motivo che le dicevo. Ci sono sempre in Italia delle buone, ottime opportunità di investimento se ci si concentra sulle società, specialmente le società più piccole, perché sa, in Italia l'80% delle società quotate sono piccole, hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro, ma queste rappresentano solo circa l'8% del valore del mercato, perché il mercato è molto sbilanciato su alcuni settori, le banche, le assicurazioni, le utilities. Quindi uno che, tornando al discorso di prima, guarda all'Italia top down e investe quindi o pensa di investire nell'indice MIB o sul
su un fondo, su uno degli N fondi azionari Italia che investono attorno all'indice MIB, non si rende conto fino a che punto sta investendo soprattutto appunto in quei quattro settori e quindi strutturalmente sottoinvestendo in quella che invece è la forza dell'economia italiana, le small caps. Quindi il nostro approccio è ribalta questa logica e punta solo sulle small caps perché le small caps sono delle ottime rappresentano delle ottime opportunità di investimento, specialmente ora dopo il disastro del coronavirus il mercato italiano che comunque ha recuperato dai minimi di metà marzo è ancora circa il 20% al di sotto dei valori di fine anno, fine 2019, che secondo noi erano comunque valori molto interessanti, quindi sono ancora più interessanti ora. Certo, assolutamente sì. Beh, poi appunto si parla di una diversificazione, poi ovviamente quando parliamo di azioni italiane parliamo di qualcosa che rispecchia, credo, no? Anche la reale situazione economica del nostro paese, quindi proprio il tessuto economico del paese, il tessuto economico imprenditoriale, no? Per questo possono darci diversi spunti. E chiaramente poi gli investimenti Fuggetta, così facciamo un passo ulteriore, vanno considerati in un'ottica di lungo periodo. Ah, certamente, certamente. Il valore di un'azienda ha poco a che fare con la congiuntura economica. L'azienda è un asset che va valutato nel lungo periodo, per cui eventuali debolezze congiunturali dei conti di un'azienda legate alla situazione corrente, perché ovviamente la domanda è quella che è e le difficoltà sono quelle che sono da no, non vanno, mes vanno messe nel giusto contesto, cioè nel momento in cui ci rendiamo conto che a un certo punto queste situazioni congiunturali andranno ad essere risolte nel tempo, quello è il valore dell'azienda. Anzi, più solida è l'azienda, quindi più solido è il bilancio dell'azienda, quindi la capacità dell'azienda di sopportare e assorbire lo shock degli ultimi due trimestri, tanto più valida è l'idea di investimento. Certo, assolutamente sì. Senta, per arrivare anche mirati al tema che vorrei analizzare con lei, le faccio questa domanda. Perché e quindi in che modo ovviare a questa cosa? L'Italia è un paese, come paese, intendiamo, è sempre poco considerata all'interno dei fondi che investono in Europa. Questa è un'ottima domanda. La ragione è storica. Il mercato italiano è sempre stato piccolo rispetto alla dimensione dell'economia italiana. Ci sono circa 350-360 società quotate sul mercato italiano rispetto alle circa 800 società quotate in Francia o in Germania, per non parlare del mercato britannico dove ci sono più di 1.000 aziende quotate o Stati Sì, Uniti, sì. eccetera. E questa è una ragione storica che ha varie motivazioni, ma ha come conseguenza il fatto che l'Italia non venga isolata come opportunità di investimento presa in considerazione come paese, ma venga messa in un contesto europeo dove l'investimento fatto in Italia è all'interno dell'economia europea. E questa è una cosa che avviene soprattutto per quello che riguarda l'investimento domestico, cioè Sì. l'investitore italiano
al contrario dell'investitore francese, inglese, eccetera, non prende la decisione di investire in azioni italiane, prende la decisione di investire in azioni e di investire sull'Italia solo per quella parte che si riflette negli indici europei. Questo è un errore dal punto di vista proprio dell'allocazione delle risorse, perché un investimento nell'economia domestica ha molto senso non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista del sistema paese. Ok, senti, senta, quindi come da questo punto di vista, con questi gap, insomma, che ci sono rispetto a questo tema, come poter dare sostegno in questo momento all'economia italiana? Perché questo è un tema centrale e non a caso se ne parla tanto, però forse a volte evitiamo di andare appunto mirati in quello che potrebbe servire realmente, no? Per quello ho anticipato l'argomento con questa domanda. Sì, infatti, ora ancora più di prima è necessario che il risparmiatore italiano, che come sappiamo tutti è ben dotato di ricchezza finanziaria, Sì. pensi nell'allocazione delle sue risorse ad investire nella economia domestica, nell'economia del paese. Questo è un concetto appunto che si perde, si diluisce all'interno dell'investimento azionario. La mia raccomandazione è che invece venga considerato separatamente, anche per una ragione, diciamo, patriottica, diciamo, Sì, hai avere ragione. una parte della propria ricchezza finanziaria investita nel proprio paese ha senso sia dal punto di vista finanziario, perché appunto ci sono delle ottime opportunità, sia dal punto di vista, diciamo, più generale, di aiutare l'economia italiana e soprattutto aiutare quelle imprese più piccole, quindi meno visibili, che hanno bisogno di risorse finanziarie per crescere. Certo, ma sono due aspetti, guardi, mi verrebbe da dire prima da un punto di vista più sociale, ma che poi si riaggancia a quello che lei stava dicendo, che noi in Italia forse non siamo mai stati troppo nazionalisti, no? Rispetto ad altri paesi, quindi tendiamo sempre a guardare fuori dai nostri confini, mentre invece sopravvalutandoci un po' di più, ma che non è sopravvalutazione, ma semplicemente riconoscere le nostre potenzialità, potremmo contribuire noi stessi al nostro paese, alla nostra Italia. E poi appunto, come detto, insomma, cercando di capire anche come muoversi attraverso diciamo, le aziende più piccole, ma piccole è in senso positivo, ma che sono il reale ossigeno all'economia del territorio, perché questo spesso ce lo dimentichiamo, sono proprio loro che però purtroppo, Fuggetta, sono quelle maggiormente penalizzate quando ci sono delle crisi come quella che stiamo attraversando. Ecco, come fare a riconoscere gli spunti che ci arrivano da lì, Fuggetta? Ma appunto, lei mette il dito su un problema importante, no? Proprio il fatto che l'investitore italiano ha poca attenzione all'investimento domestico fa sì che in momenti di crisi, momenti di volatilità, le azioni italiane, soprattutto quelle più piccole, sono colpite maggiormente dal fatto che l'investitore internazionale che investe anche sull'Italia, nei momenti di crisi, penso al 2018 in particolare, con i problemi economici che lei si ricorda, tirino i remi in barca e quindi abbandonino l'Italia per diversi mesi, creando un impatto molto importante sul mercato azionario italiano. Ecco, in mercati in cui invece l'investitore domestico ha un interesse naturale
nell'investire nelle azioni italiane, nelle azioni del proprio paese, Sì. questo effetto sarebbe attutito perché interverrebbero investitori domestici che, rendendosi conto del fatto che la situazione è temporanea, affronterebbero la debolezza del mercato come un'opportunità di investimento, non come un segnale Certo, di abbandono del mercato. Ecco, questo sì, prego, prego, concluda. no, dico, questo non avviene in Italia o avviene molto, molto meno che in altri paesi e questa è una debolezza strutturale che fondi come il nostro tentano di supplire. Certo, assolutamente. Infatti le stavo proprio chiedendo questo. Voi in che modo state andando in quella direzione? Lei ha già parlato di questo fondo, ce lo racconta un po'? Allora, il fondo si chiama proprio Made in Italy Fund ed è un fondo molto specializzato, quindi non soltanto esclusivamente investito in aziende italiane, ma investito in aziende italiane di piccola e media dimensione. Noi, il fondo ha più o meno circa 30 società e sono tutte società small caps, cioè tutte società con una capitalizzazione di mercato inferiore al miliardo e a volte molto inferiore al miliardo. Abbiamo società molto piccole con capitalizzazione inferiore anche a 100 milioni. Queste sono, proprio per le ragioni di prima, delle opportunità che sono ignorate dai più, proprio perché il mercato italiano è poco seguito e quindi rappresentano delle occasioni di investimento molto importanti se si fa lo sforzo di conoscere le società, perché ovviamente quando si parla di società così piccole è essenziale non limitarsi così, a una conoscenza superficiale di alcuni parametri, ma bisogna approfondire il caso di investimento. Studiando bene la società e soprattutto conoscendo bene il management, il top manager della società, avendo un rapporto, diciamo, personale con i gestori della società. Ecco, questo è quello che noi facciamo e il fondo è Certo. partito nel 2016, sta facendo molto bene e speriamo che continui a farlo. Esatto, che venga recepito ancora di più in questo momento perché il senso è che si porta, l'ha spiegato anche lei prima, ma insomma adesso che ha spiegato anche il fondo lo ribadiamo, questo porterebbe liquidità sempre di più alle piccole e medie imprese che sono ovviamente meritevoli. Parliamo di piccole e medie imprese quotate e poi mi permetto anche di sottolineare che è un modo per incentivare e sottolineare il concetto di Made in Italy anche quando si parla di finanza. Certo, e poi le aggiungo il fatto che l'esistenza di fondi come il mio, come il nostro, dà un incentivo maggiore a imprese che al momento non sono quotate a Ok. quotarsi sul mercato, Ah, perché ecco. Gli danno la spinta ulteriore, no? Quindi possono. certo. Esatto, questo è importante. Sì, prego, prego. Perché l'Italia, in Italia, a differenza di tanti altri paesi, il numero delle azioni quotate sta gradualmente aumentando perché è stato basso da tempo. E ci sono state negli ultimi 2 anni, soprattutto anche grazie alla spinta dei peer, diverse nuove IPOs, cioè delle società che entrano sul mercato, si quotano raccogliendo capitale. Ecco, avere fondi come il nostro, che hanno un interesse naturale ad investire in IPO, genererebbe una maggiore facilità per società che intendono investire sul mercato ad entrare sul mercato, perché quanti più fondi naturalmente interessati sull'Italia ci sono, tanto più è la domanda potenziale per
azioni di società che entrano sul mercato. Certo, insomma, quindi Fuggeta, per anche arrivare a conclusioni, ma ribadendo i concetti fondamentali, diciamo che ci dobbiamo levare dalla testa tutti, noi, come dire, possibili investitori italiani, il fatto che sia penalizzante guardare le azioni italiane. Anzi, cercando in modo mirato si possono scoprire delle ottime opportunità e non solo quando l'economia del paese va bene, ma anche e forse soprattutto quando l'economia del paese è penalizzata, no? Come in questo caso, cioè si possono trovare maggiori spunti. Si possono trovare prezzi migliori. Esatto, maggiori spunti e migliori opportunità, questo è chiaro. Come dia un vostro riferimento così che se i nostri telespettatori fossero interessati possono contattarvi direttamente, anche per avere maggiori informazioni, per cercare di capirne di più. Sì, è tutto sul nostro sito www.bayesinvestments.com. Si trova tutto lì. Perfetto, insomma, quindi io lo dico sempre, crediamo di più nel nostro paese e diciamo aiutiamoci, no? Da soli, ma che poi questo da soli significa aiutarci tutti insieme per contribuire al rilancio, perché il rilancio passa anche da qui, visto che Fuggetta l'ha detto anche lei, l'Italia è nota e famosa per essere un popolo di risparmiatori, no? Quindi perché non indirizzare ancora meglio le personali risorse? Ecco, questo è un po' il senso. Esattamente, è la nostra filosofia. Esatto. Guardi, anche la mia, in modo diverso, insomma, però anche la mia, perché a volte siamo noi che dobbiamo credere di più in noi stessi e nel nostro paese, senza, al di fuori di ogni retorica, è vero, cioè, voglio dire, non è un discorso retorico, è solo semplice, più che retorico. Fuggetta, penso di aver detto tutto, insomma, con lei, tutto, comunque la maggior parte delle questioni, corretto? Abbiamo dimenticato qualcosa? Ci sarebbero tante altre cose da dire, però abbiamo toccato i punti più importanti. Grazie dell'opportunità. Ci mancherebbe, Fuggetta, quando vuole noi siamo qui, anzi mi farebbe piacere approfondire con lei ulteriori argomenti. Quindi intanto io la ringrazio e a presto sulle fonti TV. Grazie a voi. Grazie, insomma questo è lo spazio che ha inaugurato la nostra settimana dedicata alla Final Finance, come vedete, 6-12 luglio, questi sono i focus che analizzeremo con voi in questo momento. Cosa fare, a cosa guardare in un periodo sicuramente complicato e pieno di punti interrogativi. Tra poco altre domande, quelle che ci rivolgerete voi, titoli a vostra scelta, analisi a vostra scelta, con noi ci sarà Andrea Cartisano, quindi cominciate a scrivere.